Benvenuti in un'altra puntata del TG LT4 Blog. La seguente notizia inizia così. Torre di Mosto, Oderzo, Fabio Guerra, nominato cavaliere all'ordine e al merito della Repubblica Italiana. O Peter Gino, d'adozione ma di famiglia torresana. E le sue origini Fabio Guerra le rivendica sempre con orgoglio, perché a parlare di territorio è abituato. Classe 1964, giornalista, imprenditore, docente slow food, ma soprattutto conosciuto a più come gastronauta per il suo ruolo di appassionato divulgatore dell'eccellenza gastroalimentari del bel paese. Guerra negli anni si è distinto per lo studio della tipicità, delle tipicità locali, condividendo la sua conoscenza in seminari, oltre che attraverso trasmissioni radio dedicate all'alimentazione. Per questo, tra le etichette che gli vengono attribuite, c'è anche quella di eroe del salvataggio dei prodotti tipici dei territori italiani, in particolare regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia. A tributargli merito nel settore è stato anche l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, nata nel 2004 dall'Associazione Internazionale Slow Food e riconosciuta dal Ministero dell'Università e della Ricerca, dove tiene dei corsi tramandando alle nuove generazioni le competenze acquisite in anni di lavoro e studio. Persona dalla grande conoscenza in campo alimentare e allo stesso tempo di gran cuore. Proprio per questo, nel giorno della festa della Repubblica, a Treviso, il prefetto Angelo Sidoti ha insignito anche lui tra 14 cittadini della Marca con l'onorificenza di cavaliere all'ordine e al merito della Repubblica Italiana. Oderzo Guerra è titolare di un supermercato e secondo la motivazione, durante la pandemia Covid si è distinto per aver supportato l'approvvigionamento alimentare di persone sole, indigenti e manifesta difficoltà. Nel suo intervento il prefetto ha sottolineato come nei momenti di crisi il nostro paese ha sempre saputo reagire e oggi dobbiamo reagire partendo dal senso di comunità e di coesione che ci appartiene. Dobbiamo essere una comunità capace di riconoscere come problemi di tutti quelli che preoccupano le famiglie in difficoltà, quelli che attanagliano i giovani ai quali precarietà e incertezza fanno intravedere prospettive future complesse. La prossima notizia parla di San Donà e afferma che dal 10 giugno via Piveran sarà a senso unico, in via sperimentale. Viabilità sperimentale in via Piveran. La stretta arteria che a San Donà collega via Cannova con via Calvecchia, SS14, a partire da lunedì prossimo, 10 giugno e fino al 10 settembre 2024, con l'ordinanza numero 209 del 7 giugno 2024, il Comune istituisce un senso unico dal civico 7 della stessa via all'intersezione con via Falcone. La direzione è quella che procede da via Calvecchia, SS14, verso via Calnova.
Le disposizioni contenute nell'ordinanza saranno rese esecutive con l'applicazione della segnaletica verticale regolamentare integrata con la prescritta segnaletica orizzontale. Da anni i residenti di Calvecchia e Fiorentina chiedono la messa in sicurezza della via, assieme anche a una rotonda collocata all'incrocio tra le vie Cannova, Piveran e della Fornace. La situazione viaria, infatti, diventa critica soprattutto nel periodo estivo, quando viene utilizzata come scorciatoia da camper roulotte, che dalla statale 14 la imboccano verso via Cannova, per proseguire poi verso Eraclea e Caorle. Nel luglio 2019 l'amministrazione aveva predisposto una strettoia provvisoria che impedisce l'accesso ai veicoli di larghezza superiore a 2,30 metri. Ora, una nuova sperimentazione con il senso unico per i prossimi 4 mesi. Questa era l'ultima notizia di questo TG. Ringrazio voi ascoltatori, alla prossima puntata di TG LT4 Blog.